a questa serata dal titolo significativo La ripresa della vita, vaccini e sport. È una serata che nasce grazie all'unione di più forze, la nostra casa di riposo, che io rappresento, il comune di Spiazzo e la Federazione Trentina della Cooperazione. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, saluto e ringrazio il sindaco di Spiazzo, Barbara Chesi, che con noi ha ideato questa iniziativa, l'assessore Roberto Failoni, che il cui contributo organizzativo messo in campo ha favorito anche questo incontro, la consigliera Vanessa Masè, il vicepresidente vicario della Federazione Trentina della Cooperazione, che è qui in rappresentanza del Simoni Roberto, che ringraziamo veramente per il grande sforzo che hanno fatto per l'allestimento dell'hub vaccinale che trovate qui nell'ambulatorio comunale e che consente la vaccinazione senza prenotazione. È iniziata alle ore 18 e si concluderà alle ore 22. Ringrazio poi i nostri relatori, il professor Battiston, Paola Mora e il dottor Ruscitti, che hanno accolto il nostro invito a dialogare sul tema dei vaccini e che con i loro interventi ci saranno sicuramente d'aiuto per comprendere la relazione Covid e vaccini. Saluto e ringrazio le nostre atlete di Spiazzo, Laura Pirovano e Andrea Chesi, che sono dei componenti delle squadre nazionali di sci e che ci faranno comprendere con le loro testimonianze quanto anche dal lato sportivo questa pandemia ha profondamente modificato sia gli allenamenti che le competizioni internazionali. Saluto anche e ringrazio Antonella Moratelli, che come referente del Liceo della Montagna dell'Istituto Goetti di Tione ci renderà invece partecipi di come è stato affrontato il periodo del Covid in questo particolare indirizzo scolastico, che prevede, oltre che alla didattica, anche uscite sportivo-alpinistiche con la frequentazione di strutture turistiche e rifugi alpini, e quindi sapremo come ci siamo dovuti, come hanno dovuto affrontare anche questi momenti. Ringrazio poi il Vigile del Fuoco di Spiazzo, chi ha allestito la sala e tutto lo staff della nostra casa di riposo per come si sono dati da fare per quanto riguarda il lato delle riprese. Ecco, la ripresa della vita è questo il titolo della nostra serata e penso che sia un obiettivo che tutti noi auspichiamo dopo questo lungo periodo di pandemia. Particolarmente le case di riposo non vedono l'ora di uscirne. È stato ed è un periodo lungo e davvero difficile. Abbiamo toccato con mano quanta crudeltà ha portato all'interno delle nostre strutture questo virus. E dico crudeltà perché le misure che abbiamo dovuto mettere in campo per limitare l'aggressione della pandemia hanno rappresentato quanto di più inumano si potesse pensare. Guardate che la perdita delle relazioni, particolarmente con i familiari, la solitudine, il fine vita senza la presenza degli affetti più cari, la mancanza di gesti semplici, quali sono gli abbracci, le carezze, hanno lasciato nelle persone anziane conseguenze davvero difficili da superare. Il decadimento psicofisico determinato dal Covid è stato più pesante talvolta del Covid stesso, e questo non solo all'interno delle nostre strutture. Dall'oggi al domani, che siamo a fine febbraio del 2020, di colpo le nostre case di riposo, dove fino ad allora le relazioni di contatti umani rappresentavano un importante fattore di benessere, hanno dovuto blindarsi, bloccare ogni accesso per salvaguardare la salute degli ospiti. Non si poteva fare sicuramente in modo diverso, considerato che i più fragili erano proprio loro e l'unico modo di proteggerli era questo. Abbiamo quindi dovuto mettere in campo azioni quali la compartimentazione, il distanziamento
e abbiamo visto quante queste azioni abbiano spento i loro occhi e quanto abbiano minato la loro voglia di vivere. Ma al tempo stesso, per tanti di loro, fortunatamente, hanno rappresentato la salvezza. Di fronte a questo stravolgimento della loro vita e dalla loro richiesta di ritorno alla normalità, che è una richiesta, penso, di tutti noi, ci siamo chiesti se come struttura potevamo fare qualcosa, perché io credo che nei confronti dei nostri anziani, siano essi in casa di riposo o che vivano all'interno delle loro case, noi abbiamo un dovere morale di salvaguardarli e di proteggerli. Sono la generazione che, grazie ai sacrifici che hanno messo in campo, ha contribuito in maniera determinante al benessere di cui godiamo oggi. E l'unica cosa, penso, che possiamo fare è quella di contribuire a favorire la campagna vaccinale in atto. È indubbio che al momento l'unico strumento che abbiamo a disposizione e che è avvalorato dalle evidenze scientifiche è il vaccino. E quindi, attraverso questa serata, noi ci auguriamo che gli approfondimenti e le testimonianze che emergeranno qui siano d'aiuto a far sì che chi ancora non ha scelto la vaccinazione trovi gli spunti e la consapevolezza per farlo, capendo quanto sia urgente uscire da questo tunnel per dare speranza, voglia di vivere, sicurezza sanitaria ai nostri anziani e a tutta la nostra società, per un ritorno quindi alla normalità, che significa appunto una ripresa della vita. Da qui il titolo che abbiamo scelto. Ripeto, io penso che noi abbiamo il dovere morale di far sì che l'isolamento e il distanziamento affettivo e le chiusure non abbiano più a ripetersi. Dobbiamo cogliere la richiesta spontanea del ritorno alla normalità, della ripresa della vita che ci giunge da loro, perché anche se hanno attraversato i momenti drammatici della guerra e della miseria, nei loro racconti ci hanno fatto capire che il Covid è stato peggio della guerra e che non vogliono rivivere i momenti che loro stesso hanno vissuto quasi come un abbandono, anche se abbandono non è stato, perché in tutte le strutture c'è stato da parte del personale, sia medico che sanitario, che di tutti, un'attenzione, è stato un periodo straordinario dove veramente ogni operatore si è sostituito alle famiglie. Non possiamo più permettere che il Covid ci porti di nuovo all'annullamento delle relazioni e all'isolamento. Bisogna capire che quanto prima dobbiamo uscire da questo incubo e che oltre a quelli che vengono definiti comportamenti responsabili che tutti noi conosciamo, dobbiamo anche orientarci con convinzione al gesto della vaccinazione, gesto d'amore definito dal nostro Papa. Il rischio zero non esiste, ma il sapere che il gesto vaccinale ci consente di limitare gli effetti del Covid, di minimizzarne la trasmissione, di proteggere da complicanze più gravi, di ridurre il tasso di mortalità, penso che rappresentino motivazioni davvero importanti, convincenti e valide. È con questo spirito quindi che noi affrontiamo questa serata. Prima di lasciare la parola ai relatori, chiamavo le nostre autorità per un breve saluto. Sindaco De Spiazzo. Grazie.
Ecco, allora anch'io voglio ringraziare insomma tutti i presenti, i relatori sportivi, ma soprattutto tutti i volontari che questa sera rendono appunto possibile, danno la possibilità di vaccinarsi. Tutti i volontari, in particolare vorrei ringraziare anche il dottor Stalti che si è ha dato appunto la disponibilità e si trova appunto presso l'hub vaccinale per tutta la serata fino alle 10. E l'idea, adesso vorrei così brevemente insomma raccontare un po' come è nata l'idea di questa serata. Allora era metà giugno e ricordo che l'assessore Segnana ha convocato i sindaci in videoconferenza per illustrare lo stato dei vaccini nei singoli comuni del Trentino. A seguito di questo incontro, in occasione di una riunione presso la casa di riposo, ho raccontato al direttore dottor Povoli di questo incontro, dicendo che mi trovavo in difficoltà a stimolare la popolazione a vaccinarsi. Cioè, non sapevo cosa fare per vari motivi. Non sono medico e quindi non mi sento assolutamente in grado di dare pareri o valutazioni scientificamente corrette. E poi, come fare ad avvicinare la popolazione o a stimolarli a questo discorso? A questo punto il dottor Povoli ha lanciato l'idea: perché non facciamo una serata parlando di vaccini insieme agli sportivi? Ed in effetti, a ben pensare, lo sport è stato pesantemente toccato da questa pandemia, ha subito delle pesanti restrizioni, ma forse è stato anche quel settore che ha saputo reagire meglio, accettando e mettendo in pratica quelle che sono le strategie che via via venivano delineate, che ormai tutti conosciamo: distanziamento, mascherine, igiene e tamponi. Ed eccoci qua. Vi do ora alcuni dati che riguardano la copertura vaccinale del comune di Spiazzo. I dati sono aggiornati al 26 luglio di quest'anno e possiamo dire che abbiamo un totale di popolazione vaccinabile di 1081 unità. Di questi il 69% hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Di età superiore agli 80 anni sono il 91%, tra i 70 e i 79 il 93%, tra i 60 e i 69 anni 84%, tra 50 e 59 71% e da 16 a 49 il 53%. Quindi, visti questi dati, insomma, penso si possa dire che è stato raggiunto un buon risultato per la popolazione sopra i 70 anni. Sarebbe bello poter alzare un po' anche la percentuale di quelli più giovani. E nel confronto così con la popolazione, io sento spesso delle persone che mi raccontano di avere paura dei vaccini perché hanno fatto magari la prima dose, hanno avuto degli effetti collaterali, febbre o insomma sintomi influenzali, e per questo decidono poi di non presentarsi all'appuntamento della seconda dose. Oppure ci sono delle persone che dicono che aspettano perché così si vaccinano gli altri e una volta raggiunta l'immunità di gregge non c'è più bisogno di vaccinarsi. O ancora ci sono delle persone che dicono che sono state vicino a delle persone che erano infette, ma non si sono ammalate e quindi insomma è inutile vaccinarsi. E tante altre storie ancora. Io penso che per questo anche una serata come questa con degli esperti che ci possono raccontare, ci possono dire delle risposte a queste domande sia molto importante. E così per concludere, insomma, io penso che non vaccinarsi mette a rischio la vita altrui e soprattutto limita le libertà di tutti. Quindi vaccinarsi è un dovere civico e morale. Grazie. Adesso invito l'assessore Failloni, anche lui se un saluto.
Grazie, buonasera a tutti. Un saluto velocissimo da parte della Giunta Provinciale, guarda il dottor Ruscitti. Fino a un anno e mezzo fa eravamo tutti allenatori di calcio, oggi siamo tutti virologi. Guardo lui perché siamo nemici calcistici. Questo per dire che credo che la cosa migliore che possiamo fare e più semplice sia quella che nel nostro piccolo, ognuno di noi, ogni momento della giornata, se crede che il vaccino sia l'unica arma che abbiamo per poter uscire da questa pandemia, faccia la sua parte. Io vi racconto soltanto velocissimo la mia giornata di oggi. Questa mattina alle scuole, dove abbiamo parlato anche lì di attenzione, ma soprattutto di vaccini, e il pomeriggio insieme a Pallamora abbiamo seguito prima gli atleti che hanno vinto le medaglie d'oro ai campionati del mondo di Siderba e poi il campione olimpico Tita. Siccome anche qua avevamo a che fare con tanti bambini, era l'occasione anche lì per far presente e stimolare questa opportunità che tutti quanti abbiamo e, come diceva il sindaco di Spiazzo pochi secondi fa, vediamo tante scuse, tante motivazioni per cui una parte della popolazione non si vuole vaccinare, però poi se andiamo a vedere le statistiche, se non sbaglio, il 95% delle persone che vanno in ospedale sono non vaccinati. Chiaramente questa sera non siete qua per ascoltare noi, però era giusto la presenza mia e la consigliera Masè, ma soprattutto io volevo anche ringraziare RSA di Spiazzo, il Comune di Spiazzo, tutti i volontari, perché è l'ennesima dimostrazione che se tutti quanti facciamo la nostra parte riusciamo forse a convincere una parte di popolazione che io non credo che non sia Novax, credo che abbia qualche paura, qualche timore, e credo che se tutti quanti ci proviamo, e magari anche lo sport può aiutare, perché io sto seguendo tutti gli eventi e quest'estate finalmente credo, Paola, che il 90% degli eventi li stiamo portando a termine. C'è un'attenzione quasi maniacale di tutti quanti, il Trentino si sta dimostrando sotto questo aspetto serio e attento a tutte le possibili conseguenze, però ripeto, non è sufficiente. Quindi grazie ancora per l'invito, mi fermo qua perché è giusto ascoltare i relatori. Grazie. Saluto anche da parte di Vanessa Masè e poi inizieremo con le relazioni. Grazie, vi saluto tutti. Anch'io parto dai ringraziamenti naturalmente e anche alle persone in sala che sono venute ad ascoltare interessanti interventi dei nostri relatori, ma anche le testimonianze, perché la bellezza credo di questa serata è innanzitutto dal punto di vista simbolico, ci possiamo rivedere. Che parte dalla sofferenza, perché come ha detto la Presidente, la testimonianza della casa di riposo è probabilmente quella che più ci è rimasta nel cuore a tutti per il periodo più pesante del Covid, perché quelle immagini di quelle case di riposo e come la nostra, insomma, qui veramente credo che non ce le scorderemo mai, perché a tutti noi ha fatto male. Però c'è proprio una ripresa della vita, siamo qui proprio perché vogliamo tornare a vivere, e la struttura insieme al comune, tutti quelli che hanno partecipato, ma io credo che la cosa più bella che sia la struttura della casa di riposo che vuole tornare nella comunità. È stata una del direttore, il presidente insieme al comune e gli altri, la cooperazione, ma il bello è che di nuovo sono non solo le porte aperte della casa di riposo, ma la casa di riposo che vuol di nuovo essere protagonista della comunità, non solo accanto agli anziani e ai suoi familiari, ma anche con la testimonianza dei ragazzi giovani, degli sportivi, perché siamo tutti parte di una cosa. Ecco, forse l'unica cosa positiva che ci ha dato il Covid è che chi ha voluto ha dato il messaggio che siamo tutti parte di un qualcosa. Anche dal punto di vista vaccinale, questo è il messaggio che tutti stiamo cercando di lanciare, che la vaccinazione è sì per l'interesse individuale, ma anche per l'interesse collettivo. Questa sfida ci ha fatto capire che o ne usciamo tutti insieme o altrimenti ancora tanto dovremo vedere dolore, fatica, sacrificio, perché non dimentichiamoci anche tutti i sacrifici umani, lavorativi, che questi più di un anno e mezzo ci hanno causato.
Quindi questa è la direzione giusta, grazie a chi è qui questa sera, che ci porterà non solo la competenza scientifica e tecnica, ma anche proprio le proprie storie di vita, che probabilmente anche quelle credo che possano far capire l'importanza della vaccinazione e della ripresa della vita. Grazie. Chiamo anche l'intervento di lui, per un saluto anche a lui, e ringraziamo ancora davvero la cooperazione per questo supporto che ci ha dato e proprio per la messa a disposizione dell'app vaccinale che appunto sottolinea la visione di questa serata. Pochi secondi solo per salutarvi, ringraziando la Presidente della PSP. Io sono d'accordo con lei, non vedo anche ora che finisca questa cosa, anche perché mi occupo nella mia vita di case di riposo, quindi conosco benissimo questi temi. Sono contento di essere qui questa sera in rappresentanza della cooperazione trentina, anche perché questa è casa del nostro Presidente Roberto Simoni, che molti di voi sicuramente conoscono, e quindi era doverosa una presenza. Aggiungo solo qualche parola, perché qualche mese fa, quando abbiamo deciso di metterci a disposizione dell'azienda sanitaria per realizzare questi app vaccinali, uno ce l'avete qui, altri sono stati fatti in altre zone del Trentino, immaginavamo proprio con l'azienda sanitaria e con la provincia, le persone poi sono sempre quelle, immaginavamo che ci sarebbe stato un momento che dopo la grande ressa per farsi vaccinare sarebbe stata la recalcitranza di alcune persone, molte persone in realtà, e sono proprio quelle che sono state ricordate qui, quelle che ci interessano, cioè quelli che non sono degli estremisti che lavorano contro la scienza o che sono, come dire, degli estremisti per l'appunto, ma delle persone normali che hanno delle paure come hanno le persone normali, e noi credevamo e crediamo ancora che proprio questa vicinanza, la cooperazione è vicinanza ai territori in generale e in assoluto, anche questa vicinanza che ha ricordato il sindaco, secondo me è l'unico antidoto appunto all'abbandono che uno concede purtroppo a se stesso, magari rinunciando a completare il ciclo vaccinale. Ecco, questo è particolarmente grave perché è una rinuncia che presuppone un impegno da parte nostra, per cui fino alla fine noi ci sentiamo impegnati con tutti voi proprio per essere vicini alla persona che deve essere convinta ad essere un po' più sicura di sé e a investire sulla speranza. Questa è anche una serata di speranza, sulla speranza della scienza e sulla speranza anche di un ritorno alla vita che lo sport rappresenta certamente. Grazie a tutti. Bene, allora adesso lascio la parola al nostro direttore, dottor Povoli, che voglio anche ringraziare pubblicamente per l'entusiasmo e la professionalità che ci ha messo nell'organizzazione di questo evento, e quindi lasciamo la parola poi ai relatori. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Come diceva il sindaco Barbara Chiesi, la Presidente, questa idea è nata qualche mese fa, devo dire. L'abbiamo messa in piedi credendoci, già vi do alcuni dati anch'io, come a PSP, devo dire che già nel mese di dicembre, 31 dicembre, siamo partiti con effettuare anche noi una campagna vaccinale all'interno della struttura. Io qua devo ringraziare il dottor Lusciti che in quei giorni ci ha supportato in tutto e per tutto, e anche la consigliera Vanessa Masè che ci è stata vicina in quei giorni nei quali avevamo deciso di partire anche noi. Vi dico solo che tra il 31 dicembre e il 22 gennaio eravamo riusciti a vaccinare, grazie al team di medici e di infermieri col quale ho il piacere di lavorare, siamo riusciti a vaccinare il 95% dei residenti, più dell'80% del personale. Siamo arrivati a metà marzo che avevamo vaccinato il 100% dei residenti e il 100% degli operatori. Questo per darvi dei dati che sono anche significativi, perché devo dire ci siamo impegnati tantissimo. È vero, ho avuto un supporto forte del dottor Lusciti e della consigliera Masè, e devo dire che lavorando in questo modo siamo riusciti a portare a casa questo risultato. A fronte di questo abbiamo detto col sindaco, e perché non andiamo avanti su questa linea, abbiamo organizzato per 12 settimane un punto vaccinale con prime e seconde dosi, e siamo arrivati a dire cerchiamo di fare anche una serata per dire, spiegare alla popolazione cosa vuol dire credere in una ripresa della vita. Lo abbiamo fatto e come vedete questa sera siamo qua. Organizzando questa serata ho riflettuto con la Presidente e abbiamo detto
vogliamo portare per la popolazione di Spiazzo dei relatori importanti per la nostra provincia, relatori che lavorano anche a livello internazionale, e siamo partiti con l'estendere questo programma sul quale abbiamo voluto dare una parte scientifica e una parte sportiva. E vi dico, partiamo come primo relatore con il professor Battistone. Lui è professore di fisica sperimentale al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento, oltremodo è anche il coordinatore dell'Osservatorio Epidemiologico che ha seguito la pandemia Covid. E questa sera noi avremo il piacere di sentire, grazie alla sua competenza, cosa vuol dire vaccini e dati statistici. Professore, a lei. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, grazie al Presidente, grazie a tutti gli intervenuti, a coloro che al Sindaco, agli assessori che hanno fatto l'introduzione. Per me è veramente importante e gradevole essere qui questa sera, perché, come è stato appena detto, io sono un fisico sperimentale. La prima domanda che mi pongono, sia i miei amici o conoscenti, ma sia il pubblico con cui parlo, alla televisione, alla radio, sui giornali, perché tu parli di Covid? Per questo è una domanda fondamentale, perché noi siamo abituati nella fisica, e in altre scienze, ma nella fisica in particolare, a usare la matematica per analizzare il mondo che ci sta attorno. Per noi studiare le stelle, le particelle, l'energia, o un processo come quello dell'espansione di un'epidemia, della sua riduzione, in termini numerici, è esattamente la stessa cosa. Questo è un punto che non so quanti di voi possono cogliere. Qualcuno mi dice no, ma un'epidemia è una cosa vivente e quindi fatta da esseri viventi, i germi, i batteri, i virus, e quindi non posso seguire e subire le leggi della matematica. Per dirvi che tipo di discussione di carattere fondamentale talvolta mi capita di discutere, come se la scienza si applica agli automobili, agli aeroplani, alle stelle, all'energia, ma non si applica ad alcuni aspetti legati a organismi viventi. Ovviamente questo non è vero, perché la scienza, la matematica, ascolta la natura, la interpreta, la formalizza, la descrive con delle leggi. Capite quali sono quelle leggi? Ha in mano uno strumento molto importante, perché può capire il presente, spiegare il passato, ma soprattutto anticipare il futuro. Perché il senso fondamentale di una legge è capire l'ingranaggio che muove le cose. Se io avessi un motore a scoppio che fa il primo, il secondo, i quattro tempi, ma il terzo tempo, ma il quarto tempo che sta per accadere forse viene e forse no, ma che scienza e che tecnologia sarebbe questo? Il motore un po' andrebbe, un po' non andrebbe, e invece fa sempre il quarto tempo. Lo stesso, i meccanismi dell'epidemia, dei virus, sono noti da 100 anni, quello che ho detto certamente io, da 100 anni, anzi nel 1780 un fisico matematico famoso, Bernoulli, fece un calcolo prima ancora che fossero a disposizione certe tecniche di analisi matematica sofisticate, e si pose il problema se che cosa il vaiolo era già nota come malattia terrificante di quegli anni, di quei secoli. E lui si pose il problema di capire in modo matematico cosa sarebbe successo se fosse stato possibile vaccinare dal vaiolo, a quel tempo già si sapeva che si poteva fare un intervento di quel genere, la popolazione mondiale, e facendo dei calcoli per quei tempi rivoluzionari capì che si sarebbe modificata la vita media mondiale di 3 anni a crescere. Sapete quant'era la vita media in quegli anni? 26 anni la vita media, no? Oggi siamo verso gli 80, no? Cose di questo genere. Aumentare di 3 anni la vita media della popolazione mondiale, 26-29, è una cosa pazzesca, come se oggi vi dicessimo che passa da 80 a 120 anni, una cosa enorme, va bene?
lui capì questa cosa, parliamo di quasi due secoli e mezzo fa. L'epidemiologia invece ha fatto dei passi molto importanti dal punto di vista matematico circa nel 1920-25, quando alcuni matematici e epidemiologi studiarono matematicamente le leggi della propagazione delle epidemie, scrissero alcune equazioni, pagine e pagine di calcoli, quindi allora era qualcosa riservato a pochi. Oggi basta scrivere tre righe di un programma di computer, premere un pulsante e quelle complicatissime, quelle equazioni un po' complicate da risolvere sfornano risultati, analisi che spiegano cosa sta succedendo. Ecco, questo è il primo elemento che forse vorrei passarvi. Quando si parla dei numeri della pandemia, delle leggi del virus, non stiamo raccontando una storia, stiamo utilizzando strumenti rigorosi per capire come descrivere ciò che osserviamo e capire fino a che punto riusciamo ad anticiparlo. Ora, voi dite, ma se foste così bravi potrei prevedere cosa accade alla riapertura delle scuole fra domani, no, domani riaprono le scuole, fra 10-15 giorni vedremo gli effetti. Non è così semplice. Perché non è così semplice? Perché i dati che ci vengono forniti, quello delle scuole in modo particolare, sono difficilissimi da ottenere, no? Anche perché nella scuola vanno in infezione uno o due ragazzi e rischia di andare l'intera classe in quarantena, no? Quindi poi i dati non ci sono, è un problema serio, quindi con dati incompleti non si può pensare di fare un'analisi rigorosa. Ma lasciamo stare le scuole, che è un punto delicatissimo, perché tutto l'anno scorso abbiamo passato a discutere, le scuole sono sicure, non sono sicure, i dati non ci sono, ma ci sono, c'è tantissima ideologia e pochissima scienza, quindi non è un tema in cui mi piace troppo, diciamo, discutere. Ma prendiamo il comportamento, diciamo, di altri ambiti in cui è più facile estrarre i dati, perché ogni giorno fra le 5 e le 6 la Protezione Civile fornisce una serie di dati pubblici con cui si possono fare degli studi, delle osservazioni. Sono i dati che vengono dati la sera in televisione sui giornali. Oggi sono stati, non lo so, 4.000 nuovi infetti, tasso di positività 1.7, 50 morti. Questi numeri qua che vi hanno dato tutti i giorni, da un anno e mezzo a questa parte. Al punto che, se voi non siete del settore, questi dati vi danno fastidio fisico, perché non capite che cosa sta succedendo. Per la maggior parte delle persone l'andamento dell'epidemia è come il vento che va o che viene. Se c'è, c'è, se non c'è, non lo c'è, ma non riesco ad anticiparlo se arriva, e quando c'è la folata o il colpo di vento me lo prendo e sto lì senza dire niente. Non è così. Se noi avessimo dei dati a disposizione rigorosi, seri, affidabili, con qualità costante, e così spesso non è, per i motivi che possono legati al fatto che noi siamo abituati a avere questi dati oggi, ma sia la filiera della Protezione Civile, sia quella dell'ISS su cui lavora in modo egregio la Fondazione Bruno Kessler, che sono i dati riservati che non sono disponibili al pubblico, sono entrambi filiere di dati create nell'emergenza della pandemia che esplose lo scorso febbraio-marzo 2020. Perché non eravamo preparati a gestire quello che è successo. Improvvisamente è successo qualche cosa di strano, pericoloso, i numeri stavano salendo velocissimi, la gente cominciava a morire. E nel giro di poche settimane la Protezione Civile, non a caso, perché la Protezione Civile? Perché c'è stata una tremenda emergenza, ha iniziato con la sua rete territoriale a raccattare dati nei vari centri regionali, provinciali, negli ospedali e a renderli disponibili con un protocollo che però non ha mai preteso di essere legalmente vincolante, mai. Per cui quando avete visto le polemiche di tanto in tanto, Regione Lombardia che ne mette 10.000 in più, la campagna che ne ha guariti 50.000 in un giorno, e potrei continuare in questo modo, è un continuo correggere questi dati, e se non c'è un meccanismo di palese
diciamo, violazioni delle leggi, come accade in Sicilia quando hanno cambiato da un giorno all'altro, che lì sono andati con la polizia per un caso penale, quando non accadono cose macroscopicamente falsificanti, si prende quello che viene. E quindi il dato con cui abbiamo a che fare è un dato che ha dei limiti. Il dato invece della filiera, quella protetta, con cui si fa, con cui lavora il Consiglio Superiore, il Consiglio Tecnico Scientifico, che suggerisce le strategie al Ministro e via dicendo, quelli sono stati anch'essi creati grazie a una rete quasi personale di rapporti fra il centro e la periferia, ci sono messi parecchi mesi, e portano dietro l'informazione sugli individui malati o morti, e quindi hanno un elemento di privacy dietro, e sono gestiti secondo un protocollo diverso, ma in quel caso, anche in quel caso, messo in piedi in condizioni di emergenza. Quindi partiamo da questa considerazione. Se avessimo i dati puliti, affidabili, trasparenti, la strumentazione di analisi di cosa sta succedendo darebbe risultati molto precisi. Mano a mano che il dato che viene fornito perde di precisione e di incisività, ovviamente le incertezze aumentano. Ora, quindi, vi ho spiegato perché un gruppo di scienziati che fanno fisica o statistica si sono messi a guardare queste cose, perché hanno capito che poteva essere utile non solo registrare il fatto, ma spiegare cosa stava succedendo, per anche aiutare chi prende decisioni su cosa fare e cosa non fare a in qualche modo entrare nel gruppo delle persone che capiscono il fenomeno e intervengono per modificarne gli effetti, e non solo quelli che vedono che la diga perde acqua e ci mettono i cerotti dove serve, ci mette il puntappo dove serve, sperando che tenga. E quindi questo è il nostro, in qualche modo, contributo alla discussione per quello che può essere utile. Adesso che vi ho un po' annoiato con queste considerazioni, vi do alcune informazioni dell'oggi. Noi siamo stati colpiti da una pandemia che ha ammazzato 130 passa mila persone, italiani, uomini e donne, in questo anno e mezzo che è passato. Molti delle RSA, un numero impressionante, perché questa malattia purtroppo colpisce in modo particolarmente pesante al crescere dell'età, chi ha più di 90 anni al 30-35% di probabilità di non farcela, e se andiamo su quell'età questo numero ancora aumenta, che è enorme. Anche a età più basse questo numero non si azzera. Se io vi chiedessi quanti bambini o ragazzi fra 0 e 20 anni sono morti di Covid in questo anno e mezzo, quanti pensate che siano? Zero? No, sono un centinaio. Tutti noi ci ricordiamo di quella povera ragazza che è vaccinata ma con qualche complicazione è morta in uno o due giorni, e c'è stato un pandemonio di discussioni su quest'altro che ha bloccato addirittura la distribuzione dei farmaci. Ma nessuno mette sul giornale muore un bambino di 5 anni di Covid oggi, ne muore un altro domani, 100 vuol dire che in 20 mesi ne sono morti 5 al mese. Non fa notizia questo. Perché dico questa cosa? Perché quando sento l'affermazione che tra l'altro mi pare abbia ripetuto, forse no, che è intervenuta prima di me, che la vaccinazione è una questione di responsabilità civile, io capisco perfettamente che cosa vuol dire, ma la mia posizione è diversa, io appello all'egoismo personale degli individui. Sappiate che in tutte le età, anche quelle dei vostri figli e nipoti, la probabilità di avere un danno grave e mortale dovuta a un vaccino è più piccola della probabilità di rimanerci stecchiti se il vaccino vi prende. Questa cosa la dico con forza, insisto a dirla, perché non viene mai detta a tutte le età. Vuol dire che nella fascia di ragazzi, 5-10 anni, la probabilità di un ragazzo che prende il Covid, ormai sono tantissimi, di morire, adesso vi farò un conto, ma sarà parti
per 100.000, è un numero molto piccolo, ma la probabilità, scusate, la probabilità di morire parte per 100.000, ma la probabilità di un effetto letale di un vaccino è parte per 10 milioni, per milioni, molto più piccola. Quindi numeri piccoli, piccolissimi. Per gli adulti, invece, se andiamo ai 30, ai 40 anni, la probabilità di morire di Covid, se uno viene infettato, diventa qualche per cento, dipende dall'età, 5%, la probabilità di un esito negativo di una vaccinazione in termini immortali è 10 volte più piccola, 20 volte più piccola. Quindi io mi appello all'egoismo degli individui, che devono sapere che vaccinandosi prendono un piccolo rischio, ma si salvano da un rischio più grande. Secondo ragionamento in cui mi appello all'egoismo degli individui, dice ma io non l'ho preso, gli altri stanno vaccinando, la protezione di gregge, manco si sa bene, no? Quando si dice protezione di gregge è un po' una ripetizione giornalistica, sapete cos'è la protezione di gregge? È un numero che è legato strettamente alla contagiosità del virus. La versione iniziale del virus che ha fatto il disastro della prima ondata lo scorso febbraio-marzo aveva una contagiosità che in un certo numero di valori era di circa 3,5. L'immunità corrispondente di gregge corrispondeva a qualche cosa sul 72%. La variante alfa aveva una contagiosità che in questa scala di 3,5 era 5,5. La sua corrispondente immunità di gregge era circa 80%. La variante delta, che è contagiosa più del morbillo, ma è letale nella frazione di casi, no, con l'età, ha una contagiosità in questa scala di 8-9 e corrisponde a un'immunità di gregge di 88%. Ecco perché si dice oggi che non ha più senso pensare all'immunità di gregge, perché è sostanzialmente impossibile raggiungerla. Perché noi abbiamo 6.600.000 italiani sotto i 12 anni, più del 10%, che al momento attuale non sono vaccinati, non lo saranno chissà per quanti mesi, fino a che non viene una diversa politica di vaccinazione. E già quelli che si possono ammalare, possono trasmetterla, ma non possono essere vaccinati, saturano questo intervallo tra l'88 e il 100%. Senza contare poi il calo dell'efficacia dei vaccini, la terza dose, che rende questa cosa ancora più complicata. Quindi chi conta sulla unità di gregge non sa di cosa sta parlando. Ma peggio di così. Chi conta che aspettando guadagna qualcosa, fa il suo danno per il motivo seguente. Chi ha fatto due vaccinazioni, abbiamo ricordato, non va sostanzialmente all'ospedale, rimane al 5%, non muore quasi mai di questa delta, si parla di 1%, 2%, non di più. E quando avremo il richiamo, la terza dose, tutte queste cose di cui parliamo, questi numeri si consolideranno ancora di più. Ma chi invece non è vaccinato è esposto oggi, come l'anno scorso, come lo scorso febbraio, come lo sarà il prossimo febbraio, il prossimo ottobre, fra 3 anni, fra 5 anni. Perché? Perché purtroppo il Covid lo potremo contenere in Italia, perché speriamo che riusciamo a fare questa bella cosa, questa cosa importantissima, poi ne parliamo un po' di più, ma in Africa no, ma in Asia no, ma la Francia, ma l'Inghilterra, cioè l'America, il Brasile, cioè non ce li porteremo dietro questa presenza del Covid nella società, in quantità magari limitate, ogni tanto c'era un focolaio, e se non vaccinato fra 2 anni per sbaglio incrocia il focolaio o suo nipote lo porta a casa e si ammala, avrà fra 3 anni esattamente la stessa probabilità di morire, se una persona di una certa età, che c'ha oggi. E più aspetta, evidentemente, più aumenta il suo rischio. È come andare con l'automobile con le ruote che si lisciano col tempo. Più vado, più prima o poi in una curva esco di strada perché mi scoppia il pneumatico. Quindi io mi appello all'egoismo e all'intelligenza di chi vuole proteggere se stesso, perché ritengo che sia questa la cosa più forte e più importante. Io conosco più di una persona
che non vuole vaccinarsi. Ogni tanto provo a parlarci e trovo un'enorme confusione nel suo modo di ragionare e una grande paura. E c'è una responsabilità importante del sistema di comunicazione di questa grande, diciamo, discussione confusa, litigi, confronti, affermazioni contrastanti che sentiamo in televisione, sui giornali, alti e bassi. Purtroppo è un problema molto serio, perché credo che molte di queste persone cerchino di informarsi e di capire, perché hanno a cuore il proprio interesse, ma fanno fatica, perché non sono aiutati in questo processo e purtroppo quando incominciano a prendere una strada di diffidenza è molto difficile riportarli a discutere con calma e tranquillità, perché viene venuto meno una cosa fondamentale nella relazione fra chi non sa e chi sa, la fiducia. Se io ascolto un professore, un docente, mio padre, un amico, è perché ho fiducia in lui. Se perdo la fiducia posso ascoltarne 100 e non fidarmi di nessuno. Adesso qualche notizia positiva. L'Italia in questo momento è il paese europeo grande, quando dico grande dico popoloso come Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Inghilterra, che è stato meno colpito dalla variante Delta. Questa cosa non si dice sui giornali. Io la ripeto sempre. Come mai l'Italia? No, parliamo tante volte del fatto, qua e là, i problemi, le cose che ho detto, i giornali, tutto quello che volete. Quest'estate temevamo che accadesse esattamente quello che è successo in Inghilterra. Non è successo. È successo simile in Francia, simile in Spagna, in Portogallo, perfino la Germania negli ultimi 15 giorni ci ha superati nel numero di infetti che danno al giorno, che da noi sta iniziando a calare in modo sensibile e in Germania sta salendo in modo apprezzabile. Questo ve lo dico perché ogni tanto dobbiamo ricordarci non solo delle paure, dei timori, delle cose negative, ma anche delle cose positive. Voi direte, perché questo c'è? Il bel paese, il sole, la tarantella, gli spaghetti? No, c'è una spiegazione scientifica. L'Italia, con la vaccinazione che ha fatto e con la fortuna che ha avuto di ricevere per ultima nella sequenza dei paesi la variante Delta, che è iniziato a prendere il sopravvento solamente a fine giugno, mentre in Francia, in Inghilterra, è partita dall'Inghilterra e si è espansa, Francia, Germania, Spagna, in Italia è arrivata tardi, ci ha permesso, grazie al vaccino, di scendere nella presenza di infetti nella popolazione per 14 settimane consecutive, dai primi di aprile fino a fine giugno è scesa ogni giorno di più. Il numero di morti ci siamo dimenticati, ma stavamo giocando sugli 800.000 al giorno. Scende. A fine giugno 5 al giorno, i primi luglio 4 al giorno. Il numero di infetti eravamo rimasti a 600.000 registrati ad aprile. Alla fine di giugno erano 40.000 registrati. Ed erano i più bassi in proporzione d'Europa. Il fatto che siamo arrivati così in basso, grazie alla vaccinazione, anche un po' di chiusure, zone rosse, ma poca roba, sostanzialmente grazie alla vaccinazione e al tempo che è servito per arrivare laggiù, ha fatto sì che l'esponenziale della Delta è partito piccolo, e gli esponenziali hanno questa caratteristica: se partono piccoli, rimangono piccoli per un po'. Prima di un esponenziale prima o poi ti ammazza, ma se parte piccolo ci mette tempo a diventare grande e pericoloso, e in questo tempo abbiamo continuato a vaccinare, poi il Green Pass dei primi d'agosto, ad agosto questa curva che voleva crescere si è rallentata e adesso sta discendendo. Con questa storia voglio che voi la sappiate, la registriate, che venga detta sui giornali, sulla televisione viene detto. E tutto sommato gli ospedali non sono molto pieni,
questa cosa ci ha colpito poco, ma mai nessuno vi dice il perché. Sembra una magia, un colpo di vento, è così, un colpo, la prossima volta saremo sfortunati. Non è vero, c'è un motivo in questo, che si è mantenuta la barra fissa del vaccino e abbiamo avuto la fortuna di avere tante settimane di tempo per scendere, e la ripartenza è stata così lenta che la forte aggressività del Delta, che è terribilmente aggressivo, non ce l'ha fatta a far esplodere una seconda volta un'altra ondata. Quindi resistiamo a questo fatto e costruiamo su questo. Ecco perché io credo che il governo, che è l'ispiratore, Figliuolo è un bravo esecutore di una politica pensata in modo molto lucido da qualcuno che i numeri li conosce, forse Draghi, il fatto che sia un banchiere sa che cosa vuol dire, no, fare quattro operazioni e prendere le conseguenze di un ragionamento logico, ci ha portati tutti nel paese, poi c'è qualche regione come la Sicilia, la Sardegna che è un po' da fuori dalle righe, ma tutto sommato, no, ci ha portati in una situazione che dobbiamo riconoscere essere particolarmente positiva, che è il risultato di un lavoro enorme, enorme di vaccinazione, della logistica, dei controlli, delle verifiche, della pazienza degli italiani. Il fatto che voi abbiate la mascherina in questa sede, questa sera, è una conferma della pazienza degli italiani. In Inghilterra e in Germania le mascherine non si usano, queste cose non ve le dicono, ma gli altri paesi hanno comportamenti spesso diversi. Poi che li sbandierino, come dice Boris Johnson, io non farò né il lockdown, né le mascherine, e neanche il Green Pass, perché hanno un'ideologia, un modo di pensare diverso, è un caso. Ma in molti altri paesi, quando fanno i confronti fra i vari paesi, ci dimentichiamo che i comportamenti, i dettagli, le leggi specifiche non sono uguali. I vaccini sì, ma i comportamenti no. E la mascherina ancora oggi fa la sua parte nel giocare a intrappolare e fermare il virus. Bene, vado un po' alla conclusione, perché erano le cose importanti che volevo dire, erano queste. E adesso stiamo andando a riaprire le scuole. È una sfida enorme. È una sfida enorme perché è evidente che nel meccanismo scolastico si mette in moto la società. 10 milioni di ragazzi che fanno capo, 20 milioni no, di genitori, e poi c'erano i fratelli. La scuola, i trasporti, i meccanismi collegati rimescolano una società che è esattamente quello che desidera il virus. No? Il virus è come il ladro che viene di notte, date di uno spiraglio, ci si infila. No? Molto spesso pensiamo al virus come che, ne so, quello che a 8 ore al giorno poi va a riposare e ricomincia alle 8 ore al giorno. No, il virus lavora giorno e notte, non ne importa nulla dei nostri, anzi cerca i nostri momenti in cui dormiamo. Ora, l'anno scorso è successo quello che è successo. Stavamo così in settembre, scendendo piano piano, poi dal 30 settembre è partita un'ondata violentissima. Il 30 settembre non è un caso, 15 giorni dopo le scuole, le lezioni, si è messo in moto il sistema. L'anno scorso, il 30 settembre, le mascherine non erano obbligatorie. L'avete messa per la prima volta obbligatoria al DPCM del 12 ottobre. Cioè non ci dimentichiamo queste cose, ma l'anno scorso, dopo l'estate, dopo un po' di billionaire di follie estive a Rimini o in Sardegna, banchi a rotelle, queste cose qua, ma le cose serie non si sono concepite, e infatti è successo il fine mondo, cioè ci ha preso tutti di contropiede, erano convinti di averla svoltata. Quest'anno non è così, perché la popolazione è sostanzialmente vaccinata. Abbiamo imparato cosa vuol dire prendere la leggera, abbiamo le mascherine, il Green Pass, c'è una stretta seria sulla scuola, ma non è che fa piacere che a scuola i docenti hanno le mascherine e i ragazzi devono andare con il Green Pass, ma siamo impazziti. Ma se vogliamo battere il virus in modo democratico e non come fanno i cinesi, che chiudono le persone nei condomini, gli portano il cibo e buttano via la chiave, no? Perché così succede ancora oggi. Se vogliamo combattere in modo democratico il virus e vincere questa battaglia che dobbiamo vincere, dobbiamo andare fino alla fine e non lasciare sconti a una pandemia, a un virus estremamente aggressivo. Quindi io vedo con cauto ma determinato ottimismo quello che faremo nelle prossime settimane.
Gli andamenti per oggi sono in decrescita significativa, non so se rimarranno in decrescita fra 15 giorni quando il meccanismo si sarà messo in moto, ma con questa attenzione al vaccino, con questa obbligatorietà per alcune funzioni di avere il Green Pass, non dimentichiamoci mai cosa vuol dire essere public servant. I dipendenti pubblici non sono dipendenti pubblici, sono public servant. Sono servitori pubblici, devono dare un servizio a coloro che vanno davanti a loro, negli ospedali, ai malati, nella scuola, agli studenti. E quindi certi ragionamenti devono anche essere visti come dovere e non solo come diritto. Questo è molto importante metterlo a fuoco. In Italia ci corriamo un po' troppo sopra, che tutti quelli come me, come noi, come alcuni di noi qua dentro lavorano come public servant, hanno degli obblighi nei confronti della società e non solo dei diritti dello stipendio a fine mese, e questo è un punto su cui sarebbe ogni tanto il caso di riflettere. Bene, questa obbligatorietà fatta nell'interesse loro e nostro, tutti e due assieme, e dovrebbe permetterci auspicabilmente di affrontare questo rientro in condizioni molto migliori dell'anno scorso. Dovrebbe, perché dobbiamo essere molto cauti, perché tutte le volte che noi abbasseremo troppo la guardia, questa variante Delta, non mi interessa la Mu o altre cose che possono essere in discussione, la variante Delta è cattiva a sufficienza, ed è ancora fra noi. Questa variante Delta riusciremo auspicabilmente a tenerla sotto controllo, e allora sì la vita potrà ricominciare, allora sì lo sport potrà ricominciare, allora sì potranno ricominciare le attività come queste. Però dobbiamo essere profondamente consci di chi è il nemico contro cui stiamo combattendo, e questa terribile lezione di un anno e mezzo che ci ha coinvolti un po' tutti, no? Con diverse esperienze, capendola un po' meno bene, pagando molto spesso un costo altissimo, certamente il costo di coloro che sono andati nelle RSA e sono stati lasciati, abbandonati, isolati, è un costo molto grave. Ma io penso sempre alle famiglie che hanno perso un genitore o un figlio. Quanti persone di 50 anni sono morte lasciando una famiglia? Io penso anche un po' non solo a coloro che giustamente devono essere tenuti in un contesto di rapporti sociali, ma penso anche a parte della società che deve costruire il futuro. Quante ne abbiamo perse di persone a 45, 48, 50, 55 anni nel pieno delle loro funzioni? Ricordiamoci anche di quelli che malati seriamente si sono salvati e di cui non si parla ancora abbastanza e hanno strascichi talmente pesanti che non tornano più a lavorare. E sono tanti. Parleremo quando non parleremo più dei morti, ma sarà una scoperta molto brutta questa. Quindi non vi dico queste cose perché un cauto ottimismo, un atteggiamento serio che faccia la continuazione allo sforzo in atto in questo momento è quello che io penso possa portarci a un risultato positivo. Grazie. Grazie professore. Vedo che il professore, che l'applauso che hanno fatto le persone che sono qua stasera credo sia estremamente significativo. Mi sento dire che non c'è nulla da aggiungere da un punto di vista epidemiologico e statistico. Il professor Battistone è stato esemplare, lo è stato anche nel dare un rinforzo a quello che noi volevamo in questa serata. Io mi sento di ringraziarlo veramente a nome mio e a nome della Presidente, perché l'abbiamo fortemente voluto in questa serata qua con noi, e le dico un grazie e spero di averla anche in una futura delle nostre edizioni, visto che questa è la seconda edizione che organizziamo. Le rinnovo l'invito anche per il futuro e grazie a lei per quanto sta facendo e per quanto ha fatto questa sera. Grazie. Lascio la parola al dottor Giancarlo Lusciti, che è il dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali di Trento. Vi dico, con lui io ho avuto modo di lavorare, soprattutto nel periodo più duro che noi abbiamo vissuto. È un grande professionista, oltre che una persona che io stimo moltissimo, e questa sera ci parlerà della campagna vaccinale. Buon riusciti, grazie a lei.
Buonasera, credo di meritare forse un centesimo dei complimenti, anche perché io rappresento qui un gruppo di persone che nel mese di febbraio del 2020 improvvisamente si riunisce in Piazza Dante, perché all'epoca il governo ci aveva avvisato che era una riunione improvvisa, che stava arrivando qualcosa di inaspettato e che dovevamo prepararci a un peggio, ma nessuno sapeva che cosa stava accadendo. E mi ricordo che per la consuetudine che avevo con il dottor De Col, che è il nostro capo della protezione civile, sapete che il Trentino ha tanti anni, coordina la protezione civile a livello nazionale, gli dissi, beh, sei l'ingegnere, comunque forse è bene che vieni a ascoltare perché non si sa mai. E la sera stessa mi chiama il dottor Borrelli, che era il capo della protezione civile nazionale, che ho conosciuto per altre miserie che cadono nella vita di un medico, che mi disse, ma perché hai coinvolto la protezione civile? Che c'entriamo noi? Dico questo per dirvi che il paese, come tutto il mondo, come ha detto il professore, era assolutamente impreparato a quello che stava accadendo. Ed era impreparato, secondo me, perché avevamo dimenticato per primo nei medici, io quando studiavo medicina andavo alla scuola di medicina tropicale e malattie infettive, perché non c'era nessuno in biblioteca e quindi riuscivo a concentrarmi, perché le malattie infettive erano dimenticate. Era un luogo tranquillo in cui poter studiare, no? E mi ricordo ancora, sempre per come battuta iniziale, perché poi dopo vi racconto che anche sarà più drammatico, che quando diedi l'esame di igiene, il professore, che poi è diventato un amico, che era il presidente cerebrale di igiene, mi disse, beh, prendi lode, e poi mi disse, ma dove sei tu? Perché facevano le fotografie all'epoca quando si presentava, e io chiaramente non c'ero. Io che volevo fare il clinico medico, gli dissi, guarda, a me igiene fa schifo, professore, veramente. Io, basta, mi do un voto e me ne vado. E mi diede 24, poi ha negato per tutta la sua vita per 24. Ma ero profondamente convinto che l'igiene non servisse, quella è stata una punizione probabilmente che mi sono trovato da solo. E l'altro aspetto qual è stato? La mia generazione, si diceva prima con il dottor Gallucci, è stata una generazione che non ha scelto, noi siamo stati vaccinati. Si dimentica in questo paese che fino al 2007, ed è una data che purtroppo ricordo perché io sono stato il primo dirigente che ha cancellato l'obbligo vaccinale in Italia, ma perché? Perché eravamo un paese apparentemente consapevole, all'epoca ero segretario regionale del Veneto, e eravamo un paese consapevole, la regione in cui io poi vivo adottivamente la battuta dell'assessore, perché la mia squadra ha due punti più della sua, quindi la città che mi ha adottato è solo la Juventus, per me è una cosa incredibile. Ma insomma, pensavo, insieme alla serie di persone che vedete in televisione, plus a Ferro, Rezza ed altri, che più o meno siamo coetanei, che un paese civile come l'Italia non dovesse avere un obbligo vaccinale. Viaggiavamo all'epoca intorno al 95-98% di vaccini e quindi ritenevamo che l'Italia fosse un paese maturo, cosa che è stata per alcuni anni. E se vi ricordate, siamo stati costretti all'epoca del ministro Lorenzino a inserire un obbligo vaccinale con le 10 vaccinazioni obbligatorie, perché ormai il paese aveva dimenticato la vaccinazione. Quando io sono arrivato in Trentino nel 2019, orgogliosamente, insieme al dottor Ferro, che poi è diventato presidente della Cittadina di Igiene, devo dire che il Trentino, nella disgrazia, ha avuto anche la fortuna di avere una serie di persone che a livello nazionale vedevano qualcosa che il professor Battistone diceva essere un po' nascosto, ma noi, per una serie di motivi, forse perché siamo dei brontosauri, siamo sempre stati nelle cabine di regia, non abbiamo la possibilità, non dico di capire prima cosa accadeva, almeno di avere in presa diretta quei dati frammentari che lui menzionava, ma non li vedevamo. E devo dire che il Trentino, anche su Morbillo, raggiungeva il 93-94%, quindi era una provincia che aveva reagito molto bene agli obblighi vaccinali. Ma eravamo tornati all'obbligo, questo è un qualcosa che secondo me nella strada successiva va ricordato. E perché va ricordato? Perché quello che noi abbiamo visto nei media è stata una profonda diffidenza verso la capacità dell'industria mondiale di realizzare dei vaccini per una patologia che si conosceva solamente da pochi mesi. E qui, a parte la disinformazione, io non sono un esperto di comunicazione, però oggettivamente non siamo stati in grado di comunicare che comunque a livello mondiale noi producevamo dei vaccini anti-influenzali ogni anno diversi e quindi una capacità di adattamento, di scoperta di quello che era il mutare di un virus era ormai un patrimonio internazionale e che avevamo avuto una serie di passaggi, compresa la viaria, che io ho combattuto in Venezia, l'amica Ilaria Capo che spesso è sulle televisioni, dimostrando che era possibile adattare una serie di protezioni con una capacità dal punto di vista industriale, perché poi si tratta di un'industria, molto rapida. Non siamo riusciti a far comprendere, secondo me nei primi mesi,
che la produzione dei 4 vaccini che in questo momento sono accettati era passata tramite invece una cancellazione di tanti vaccini che non avevano superato gli esami di Stato. Gli esami di Stato sono quelli della Food and Drug Administration, dell'EMA europea, quella dei paesi sudamericani, cioè noi ci ricordiamo che ci sono 4 vaccini, ma non ricordiamo quanti hanno fallito e lungo le varie fasi sono stati esclusi. Diceva ieri Brusaferro che ci sono circa 20-25 ancora vaccini in via sperimentale che non hanno avuto tutte le autorizzazioni, anche di alcune grandi case come la Sanofi ad esempio, e che in questo momento quindi, non potendo passare una fase applicativa, dimostrano che i sistemi di controllo esistono. L'altro punto che non siamo riusciti a spiegare, come diceva il professor Battistone, è che il vaccino non è una panacea, non è una pietra filosofale. Il vaccino ha una copertura che non è mai del 100%, ma ha una capacità protettiva di stimolo del nostro sistema immunitario che il contrario a una malattia non darà mai. Aggiungo che questo virus con cui abbiamo avuto a che fare è un virus estremamente complicato per noi medici da comprendere. Quando ero un giovane medico e volevo fare ricerca, mi si spiegava che un vero medico non fa ricerca, un vero medico deve conoscere ciò che approccia, perché se fa ricerca uccide i pazienti, perché vuol dire che sta sperimentando. Un medico deve invece adottare le misure che vengono tradizionalmente conosciute. Ecco, questo virus ci ha concesso solamente, e non vado diciamo troppo sul tecnico perché poi sarebbe anche in qualche modo non producente a quest'ora, ci ha fatto capire che tutto ciò che conoscevamo delle virosi polmonari, delle polmoniti virali che spesso e volentieri si manifestano nei bambini, tipico è il virus sincitiale, in realtà si comportava in maniera totalmente diversa, aveva un tropismo per i capillari che era sconosciuto, aveva una capacità di attaccare tre momenti diversi del nostro polmone, che sono i capillari, quindi produrre dei microinfarti, e quindi questo una persona anziana che ha già una superficie respiratoria ridotta per l'età, capite che produce il primo grande problema. La seconda, che irrigidisce la parte fibrosa, quella che garantisce il movimento dei nostri polmoni. I nostri polmoni si muovono ritmicamente, non ci accorgiamo, tra le 60 e le 70 volte al minuto. Ecco, se questa capacità di movimento, di espansione, di contrazione si riduce, è chiaro che soprattutto in un anziano si riduce ulteriormente quella che è la capacità di scambio ossigeno. La terza, l'infarto. Questo virus produce degli infarti polmonari, cosa che è molto anomala nelle polmoniti virali. E questo spiega perché abbiamo tutte queste sequele, poi non solo negli anziani, ma soprattutto nell'età mediana. Calcolate che noi a Arco, senza spaventarvi, gestiamo quasi 200 persone che sono guarite dal Covid ma che hanno problemi respiratori. E sono tutti trentini, tutte persone che in parte per fortuna tornano al lavoro o persone che non possono tornarci. Oggi abbiamo approvato nel Centro Controllo Malattie, che è la programmazione nazionale di come si controlla le malattie infettive, su 7 programmi che coinvolgono il Paese, quindi anche il Trentino, 6 sono rivolti al Covid. Ma non al Covid come patologia da scoprire, alle sequele del Covid. E, visto che sono purtroppo anziano e faccio parte di una serie di comitati nazionali, stiamo ragionando se inserire un DRG, quindi una diagnosi che ha una sua anche relativa spesa economica, per quelle che sono le sequele del Covid. Cioè, il Covid non solo è una patologia sconosciuta, ma produce complicanze tardive che prima non si conoscevano. Ecco, tutto questo noi non riusciamo a comunicarlo in maniera adeguata. Abbiamo avuto un enorme problema, causato anche probabilmente dalla paura, rispetto a 2 vaccini, che sono quello Johnson & Johnson e AstraZeneca, paure inspiegabili. Il caso di quella ragazza genovese è stato vivisezionato per arrivare a capire che poverina aveva delle patologie preesistenti che non ha comunicato in sede di anamnesi e che poi alla fine l'hanno portata alla morte, ma anche che i medici che l'hanno trattata almeno la prima notte non avevano capito che cosa stava succedendo. E perché lo dico? Perché torno a ripetere, da medico, se io non conosco ciò che ho di fronte non lo capirò mai ed ho bisogno purtroppo di una serie di esempi negativi per capire dove sto sbagliando oppure come si sta sviluppando quella malattia. Per quello che riguarda il vaccino, dicevo prima con Gallucci che quando eravamo giovani, se ti vaccinavi non ti veniva la febbre, la mamma ti diceva che il vaccino non aveva funzionato. E oggi noi abbiamo un sistema sentinella che nasce intorno all'influenza e intorno ai vaccini obbligatori che ci dice pure che se hai avuto 37,4 potrebbe essere una complicanza del vaccino e quindi registriamo 75.000 reazioni avverse ipotetiche, che vengono scremate da parte del Istituto di Sanità e che poi alla fine diventano 2-3. Ma quello che colpisce i media sono i 75.000 che vengono comunicati.
E quindi anche questo è un problema di comunicazione che noi non siamo riusciti ad oggi a fare. E poi abbiamo vissuto due paradossi. L'aggressività dei media nei confronti delle istituzioni nazionali che riuscivano a vaccinare rapidamente coorti di persone che venivano chiamate, la confusione, che è comprensibile, perché vi assicuro che stare in quelle stanze quando devi decidere chi devi vaccinare e chi no è paragonabile a quando noi medici venivamo istruiti su chi dovevamo dare precedenza in terapia intensiva o meno, esperienza che abbiamo vissuto tutti noi medici, che di altro di non vivere mai. In quel caso eravamo aggrediti perché non vaccinavamo abbastanza vaccini per le persone, che poi sono le stesse che, superata la coorte adesiva, è quella che poi si rifiuta, no? Ma anche in quel caso, diciamo che a livello nazionale abbiamo avuto dei controordini, prima i fragili, poi i docenti, poi la Polizia di Stato, poi no, scusate, torniamo indietro, andiamo per corti di età. E questo sicuramente a livello comunicativo non ha aiutato. Non ha aiutato perché poi non ci siamo concentrati sul fatto che i quattro vaccini che oggi sono a disposizione sono quattro vaccini che hanno complicazioni bassissime. Spesso i vaccini che noi abbiamo rifiutato, soprattutto in Israele, in Inghilterra, nei paesi del nord, sono quelli che vengono usati principalmente, e soprattutto ha dimostrato che il problema comunicativo non è solamente italiano, ma è un problema europeo. Noi abbiamo una società che si chiama EMA, che mette insieme le AIFA nazionali, che ha dei tempi biblici anche in epoca non di guerra per passare un farmaco alla fase attiva, ed ha a sua volta dei tempi ancora più lunghi dal Nuovo Testamento per poi il recepimento a livello nazionale di quello che è un farmaco che viene adottato a livello europeo. Il fatto che il vaccino sia stato distribuito a livello europeo per fasce d'età diverse, con complicazioni diverse, e che soprattutto sia stato conclamato quando non doveva essere usato o non quando veniva usato, ha creato un'ulteriore confusione. E io sono convinto che noi abbiamo comunque un gruppo di persone che per vari motivi, non è una critica individuale, manifestano un'ostilità per tutto ciò che è portato dall'esterno, no? Per cui leggiamo che i vaccini sono fatti da Bill Gates, che in Cina quella struttura è una struttura che ha investito Microsoft, che il capo dell'OMS è stato un dipendente di Bill Gates e così via. Ma in realtà non siamo riusciti a comunicare che sono vaccini sicuri, che li hanno fatti centinaia di milioni di persone, che le reazioni non ci sono e che, come diceva il professor Battiston, dove la vaccinazione è stata permeante, il numero dei decessi diminuisce. È probabile che noi avremo altre varianti, perché è oggettivo che se studiamo ciò che accade in Africa, in Asia, in America Latina, la possibilità che questo virus cambia, che trova una popolazione che non è vaccinata, ma che soprattutto ha un'età molto più bassa rispetto alla nostra media, ed altre patologie che da noi ormai sono scomparse, ma che lì continuano ad esserci, pensiamo a Ebola, pensiamo al vaiolo che ancora c'è in alcune zone, pensiamo a tutta una serie di patologie che da noi fanno sorridere, ma che lì sono ancora mortali. È evidente che avremo questo serbatoio continuo, a cui la popolazione era abituata. Fino al 1945 noi eravamo abituati alle malattie infettive, era la prima causa di morte non solo in Italia ma in tutto il mondo, sono solo 50 anni, 60 che questo non lo è più, e queste passate ci sono. Era un modo di dire, una città dove io vivo da adottivo si diceva sempre che bastavano due anni in cui c'era un inverno e un'estate per superare la peste o per superare altro, no? Perché si dava per scontato che era un problema ciclico a cui noi oggi non siamo abituati. Qual è il problema reale? È che nel momento in cui si ha paura, e il sottoscritto firmava ordinanza per mandare le camionette in giro anche per spiazzo con i vigili oppure con gli alpini a dire state in casa, e mi veniva da sorridere perché spesso gli alpini che giravano erano più anziani di quelli che stavano in casa, no? Avevamo anche queste contraddizioni, però avevamo questo e così facevamo. Ci siamo inventati il resto a casa passo io. Ricevevo telefonate di persone che denunciavano il vicino perché usciva con il cane quattro volte invece che tre, cioè misuravamo anche le uscite dei nostri animali a domicilio. Poi siamo passati, come diceva il professor Battistone, a un'estate di delirio in cui veramente abbiamo tutti pensato, perché siamo animali sociali, che questa cosa potesse scomparire. E quando sono arrivati i vaccini, invece che essere tra virgolette contenti, siamo rimasti spaventati. E lo siamo ancora fondamentalmente, perché la prima parola che ci dice vaccinazione, invece che essere salvifica come era per i nostri genitori, è diventato oddio cosa mi succederà. L'altra cosa su cui io non sono un esperto, che è quello di comunicazione, è che abbiamo perso un senso di collettività, di benessere collettivo. Adesso, senza andare verso l'esempio cinese, che chiaramente essendo un totalitarismo applica il concetto di benessere collettivo all'estremo, sull'individuo, noi abbiamo dimenticato questa forma, perché la vaccinazione, chi ci vaccina, sta facendo un servizio. Io dicevo all'assessore Failoni che probabilmente Draghi, nella sua semplicità,
anche chi non sono un economista, anzi se uno vede il mio conto corrente capisce che non sono un economista, ma insomma, ha detto semplicemente due cose. Se non ti vaccini ti ammali e muori, è una scelta individuale, ma se tu non ti vaccini e ammali qualcun altro muore, è un problema collettivo. Ecco, noi su questo ancora non abbiamo dato, secondo me, quello scatto intellettuale di cui invece abbiamo bisogno, anche perché i vaccini li stiamo facendo continuamente. Sapessimo che le reazioni avverse di cui parlano i media, probabilmente oggi avremmo fermato noi stessi la campagna vaccinale. Un altro punto è proprio questo, cioè forse la non credibilità delle istituzioni nazionali, che qui non parliamo di un problema territoriale, diceva giustamente il professor Battistone sulla Sicilia, non lo so, perché poi in realtà quel dato è un dato che deriva dalle scale di morte, no? Per cui noi non possiamo contestare la scheda di morte si gradano a un collega, si può fare una verifica retroattiva di risolvere chi ha 3, 6, 9 mesi e se vi ricordate c'è stato un momento di polemica in cui sembrava che noi avessimo tutti eccessi dell'Alto Adige, poi in realtà l'Alto Adige è andato a fare una serie di misure e improvvisamente anche i loro decessi sono aumentati, che non è una bella gara, ma era un concetto di prevalenza. La scorsa settimana abbiamo avuto decessi di 3 persone anziane che erano pluripatologiche, risultano positive al Covid e quindi uno in questo momento le classifica come decedute per Covid. Però in realtà queste 3 persone probabilmente nei prossimi mesi saranno depennate perché sono morte per altro, ma avevano anche il Covid. A volte abbiamo avuto anche un'eccedenza, no, di diagnosi di decessi per Covid, ma quello se volete è stato anche un fatto positivo. Oggi cosa ci aspetta? Innanzitutto le misure igieniche, anche su quello avevamo perduto, ci siamo dimenticati quando probabilmente qualcuno ha letto Céline, autore bistrattato, perché poi a un certo punto era aderito alla Repubblica di Vichy, ma Céline che era andato a studiare a Vienna, che in quel momento era la scuola di medicina più importante prima della guerra mondiale, fece la sua tesi di laurea sulla morte delle donne partorienti di malattie infettive e scoprì una cosa molto semplice, che il turno degli studenti che andava prima in sala parto causava meno morti nelle donne, il turno secondo ne causava quasi tutte. Perché? Perché prima andavano in sala settoria, lavoravano sulle salme e quindi portavano con sé delle infezioni. E il tema quale fu? Lavarsi le mani. Cioè qua alla fine le precauzioni che noi dobbiamo avere al di là della vaccinazione sono banali, no? Lavarsi le mani, evitare i contatti stretti, evitare i luoghi chiusi, cose che i nostri genitori, i nostri nonni praticavano periodicamente, perché la paura della malattia infettiva era tale per cui avevi dei comportamenti istintuali superiori. Ora, tornando al tema dei vaccini, qual è in questo momento il nostro problema? Lo dicevo prima parlando con alcuni colleghi qui in sala, è la classe 2039, perché al di là di quello che dice il sindaco di Spiazzo, che è corretto, noi abbiamo fornito per giorni, anche a volte sembrava quasi una litania, no? Se vi ricordate in televisione, sembrava un appuntamento che tutti noi che partecipavamo a quello televisivo non volevamo fare, penso soprattutto al mio assessore Segnara che ha dovuto fare quel tipo di comunicazione quotidianamente, vi assicuro che non è facile per nessuno e soprattutto per chi è arrivato a fare l'assessore improvvisamente si trova di fronte alla pandemia mondiale, quindi difficile. Però quello che diciamo, non siamo forse riusciti a trasmettere è che usciti da casa non è finita la pandemia e che in questo momento i 4 vaccini che abbiamo potrebbero essere superati da nuovi vaccini, ma che devono ancora dimostrare di funzionare. Io ho una serie di amici, colleghi, tra i 20 e i 39, quindi più giovani di me, che mi dicono, io aspetto che arriva il nuovo vaccino, come se il nuovo vaccino fosse miracoloso, ma se non è ancora stato approvato vuol dire che non funziona, comunque che ha dei limiti, oppure io aspetto che tutti, come diceva il professor Battista, siano vaccinati, così io mi faccio i fatti miei, non sapendo che rischiano in proprio. Quest'estate, quando abbiamo iniziato a fare le prime sperimentazioni, sto finendo, sui salivari, nei centri estivi e con l'ANFAS, avevamo il problema della classe d'età 12-19, a cui stavamo negando, adesso lo ricorda, l'attività sportiva. Ora, io mi ricordo bene di questi posti perché qui ho iniziato a sciare, no? Per cui ho questo mio legame con la valle per questo motivo qua. Ma negare a delle persone il diritto allo sport è sicuramente quello che viene dopo il diritto allo studio. Quindi quando ci siamo posti il problema di evitare la DAD nei prossimi mesi, ci siamo anche posti il problema di far praticare sport ai ragazzi, non solo a livello agonistico, ma insomma a tutti.
E devo dire che la grande sorpresa è stato il fatto che il 12-19 hanno aderito alla vaccinazione molto di più di chi aveva qualche anno più. Siamo forse riusciti a trasmettere un meccanismo di semplicità, correttezza, praticità in chi non era maggiorenne, che a sua volta ha coinvolto i genitori per farsi dare l'autorizzazione, perché chiaramente negli anni vaccinali arrivano i ragazzi con i genitori, no? Perché poi arrivano minorenne da solo, e non siamo riusciti invece a sfondare questo muro dei 20-39. Per concludere vi dico che noi, sopra gli 80, siamo forse la provincia che ha più vaccinati d'Italia, tra i 70 e gli 80 anche, e tra i 50 e i 70 raggiungiamo quei valori che sono quelli di media nazionale, tra i 12 e i 19 siamo molto al di sopra della media nazionale, dove scendiamo a questa fascia di età, che prende anche quella che è più influenzata dai social, dai media, dalle paure. Ci sono delle favole tremende, no? Per cui una ragazza se si vaccina diventa sterile, e se un ragazzo si vaccina diventa sterile avrà 10.000 problemi. Ecco, noi non riusciamo a superare, e su questo credo dovremmo lavorare spesso noi medici, questo muro che è fatto da un'apparente ritualità del venerdì in cui i miei amici Brusaferro e Rezza vanno in TV a raccontare dei dati. Mi domando quanti li ascoltino, a parte noi che siamo ormai, diciamo, addetti alla materia, e quanto non siamo riusciti a comunicare invece tramite quelli che sono i social, quelle che sono le modalità nuove di, diciamo, di raggiungere i nostri ragazzi. Anche perché, e qui chiudo, c'è un effetto spaventoso che non è solamente quello di chi ha avuto il Covid e che poi ha le sequele. Abbiamo un problema enorme dei ragazzi per la DAT. Questo viene detto sottovoce, ma nel nostro Trentino le certificazioni di disagio scolastico sono raddoppiate, le difficoltà a dover tornare in classe sono raddoppiate, e non è il voto, è proprio il fatto che per un anno si è persa una socialità che grazie allo sport quest'estate abbiamo recuperato, ma che è diventato estremamente dannoso per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze. Ecco, di questo non si parla, cioè di quanto il Covid abbia, al di là del problema patologico che conta, stravolto la nostra modalità relazionale, è un qualcosa che non viene detto abbastanza, forse perché abbiamo un po' di pudore su questo. Chiudo tornando ai vaccini su questo aspetto, e lo dico da federalista convinto, non perché oggi lavoro per la provincia autonoma di Trento, io sono nato in una città che è la capitale, si sente dal mio accento, ma sono sempre stato un federalista convinto. Non credo che non aiuti in questo momento anche questo eccesso di decisioni legate al Green Pass, alle vaccinazioni, ai limiti che a noi, regioni e province autonome, viene comunicato praticamente la sera, due ore prima che ci sia un Consiglio dei Ministri. Ma questo non perché siano decisioni sbagliate, ma perché non ci consente di fare quel lavoro di convincimento, di persuasione, di preparazione della popolazione a norme che diventano più stringenti. Diceva il professor Battiston che noi abbiamo preso una raccomandazione, una strada diversa rispetto agli altri, no? Boris Johnson ieri ha dichiarato che lui il Green Pass non lo adotta. Io sono convinto che noi abbiamo fatto bene, sono profondamente convinto, ma sono anche convinto che dobbiamo convincere le persone che questo è un sistema che funziona, perché se andiamo a strappi e se cominciamo a dire che dopo la scuola diventano i dipendenti della provincia autonoma di Trento e poi diventano quelli e quegli altri e non spieghiamo perché questo deve accadere, ecco lì rischiamo che invece il muro di coloro che si ribellano diventa alto e li mettiamo a rischio. Ecco, secondo me, dovevo parlare di vaccinazioni, ma secondo me la vaccinazione è un dato di fatto, il vaccino funziona e sono convinto che anche i vaccini che verranno introdotti tra poco funzioneranno. Non so quanto funzioneranno sulle varianti per quello che abbiamo detto prima, quindi non mi ripeto. Ma credo che il problema principale per noi oggi sia la comunicazione. E concludo dicendo, il fatto che non siamo riusciti a convincere i 20-39 vuol dire che abbiamo fallito proprio nella classe di età, che invece è quella che è tra 10 anni il nostro futuro dirigente, da quello che, se il Covid non smette, dovrà gestirlo più di noi. Splendido intervento, è stato un focus clinico e scientifico e il messaggio che è passato credo che era quello che volevamo, era il tema di questa serata, direi che sei stato splendido come sempre in quello che hai saputo trasmetterci in questa tua splendida relazione.
e grazie nuovamente da parte mia, un grazie sincero, e vale la regola come per il professor Battisto, che speriamo di averti presto ancora con noi per un'altra serata. Grazie a tutti usciti. Paola Mora, che ho già avuto il piacere di moderare in altre due occasioni in eventi sportivi, che è la presidente del CONI di Trento, che questa sera ci parlerà di sport, pandemia e vaccini. Paola, parola a te. Grazie, e buonasera a tutti, e ringrazio... ho fatto una partenza col boss. Volevo ringraziare anch'io la Presidente Tomasini per questa bella iniziativa, saluto le autorità presenti, tutti presenti, e permettetemi, vorrei davvero spendere una parola e ringraziare non solo i volontari e le persone che si sono spese per organizzare questa serata, ma tutti coloro i quali in qualche maniera hanno prestato la loro opera, sia professionale che di volontariato, in questo anno e mezzo di così grande sofferenza, per permetterci di vaccinarci e non solo, ma di accompagnare i nostri familiari in quelle che purtroppo a volte sono state brutte esperienze, ma che poi anche tutti quanti hanno operato all'interno del sistema sanitario e nel sistema della protezione civile per cercare di aiutarci ad uscire da questo tunnel, da questa pandemia. Mi piace che questa serata sia declinata all'insegna di vaccini e sport. Il CONI, come sapete, ancora prima della partenza delle Olimpiadi ha lanciato la campagna "Col vaccino vinciamo insieme", coinvolgendo tutte le medaglie olimpiche che sono state anche cospicue, olimpiche e paralimpiche, che quest'anno si sono disputate a Tokyo. Come è stato detto bene dalla sindaca, il 2020 è stato un anno veramente di sofferenza per lo sport. D'improvviso ci siamo trovati chiusi in casa come tutti, ma forse proprio durante questo lockdown la popolazione ha capito quanta grande parte lo sport aveva all'interno della propria vita. In questi mesi, dei primi mesi del 2020, dove era stata concessa l'attività motoria nelle vicinanze della casa, dove si poteva andare, c'era stato un problema anche con gli animali che vengono coinvolti nello sport, per esempio con l'equitazione, i cavalli dopo un mese di riposo all'interno dei maneggi stavano in grande sofferenza e il 90%, se non si interveniva, andava all'abbattimento. E questo per vedere, come l'ho detto, per denotare e rimarcare quanto l'attività motoria e sportiva non solo è decretata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma è una necessità per l'uomo. L'uomo si è evoluto da quando è sceso dagli alberi e ha iniziato a muoversi. Da quel momento è nata l'evoluzione che ha permesso all'Homo sapiens di trasformarsi. Non è che giustamente lo sport ha cambiato questa connotazione. Se noi pensiamo allo sport fino a 30 anni fa, era solo agonismo. Nel 1960 alle Olimpiadi di Roma praticava sport in Italia circa 1 milione di persone. Attualmente praticano sport in Italia con maniera costante, cioè affiliati a qualche federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione, 30 milioni di persone, per cui più della metà della popolazione italiana. Improvvisamente ci siamo trovati bloccati e in questo blocco abbiamo percepito che ci mancava non solo l'attività fisica, ma ci mancava anche l'attività sportiva che discutevamo lunedì insieme agli amici della competizione che c'era stato il giorno prima. Lo sport, come è stato detto, è stato tra i primi che ha reagito. Mi piace pensare che questa reazione e che
il successo e gli eventi sportivi che nel 2021, come diceva bene l'assessore, sono stati veramente di una quantità enorme, perché sono stati posticipati i calendari che erano stati organizzati per il 2020, perché dai primi di marzo 2020 è stato chiuso tutto, però le competizioni e i calendari sportivi erano già stati approvati. Si è data la possibilità di organizzare solo gli eventi di preminente interesse nazionale, solo perché fino al giugno, la metà di giugno, le Olimpiadi non erano state sospese e posticipate, per cui si era dato la possibilità a quegli atleti che da 4 anni stavano costruendo la loro carriera, la loro candidatura a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, di poter continuare la selezione. Spostate le Olimpiadi di Tokyo al 2020, in autunno siamo ripiombati, e come tutto quello che ci è circondato, nel buio più totale. Io credo che lo sport abbia avuto questo scatto, diciamo, d'orgoglio, perché tutti, dai bambini che a 4-5 anni approcciano la prima disciplina sportiva, lo sport trova la propria collocazione e la propria possibilità di attivazione all'interno delle regole. Quando parliamo dei valori dello sport, anche quando si parla ai ragazzi così, tra i valori c'è il rispetto delle regole. A qualsiasi età, se io voglio giocare a tennis in qualsiasi parte del mondo, sia da Djokovic sia da me che sono scarsa, devo attenermi a determinate regole, e un bambino le impara già quando approccia la prima attività sportiva. Lo sport ha anche un altro grande pregio, che è trasversale a tutta la popolazione, senza distinzione di genere, di età e di censo. Le regole dello sport e le norme con le quali si praticano lo sport sono trasversali a tutti, e tutti si devono attenere a queste. Grazie a questo, io credo che non solo per la ripresa dell'attività sportiva e dell'attività motoria, che ci tengo a sottolineare è veramente essenziale, ma al di là di questo, lo sport credo che quest'anno abbia dato a tutta la popolazione, non solo per i risultati, dagli europei agli olimpiadi, paralimpiadi, mi piacciono ricordare le 69 medaglie vinte dalle paralimpiadi, ha dato quel quid di speranza, di spassione, per dire sì, possiamo riappropriarci del futuro, possiamo ripartire. E questo, come dice, come aveva detto Mandela, è perché lo sport ha il potere di poter parlare la lingua di tutti. Il 2020 è stato veramente triste. Abbiamo visto chiusura degli stadi, chiusura delle palestre, e credo che chi ne ha sofferto maggiormente siano stati i bambini 5, 6, 7 anni. Ai bambini è stata negata la loro prima esperienza sportiva, è stato negato il loro primo approccio a quello che io ritengo il meraviglioso mondo dello sport, con tutte le criticità e con tutte le debolezze che all'interno del mondo dello sport vivono e sopravvivono. E l'adulto, il campione, se ha un obiettivo, se ha una scadenza di gara, ha diritto e ha dovere di muoversi. Per il bambino ha una necessità fisica, l'attività motoria, la gestualità, la multidisciplinarietà, la propriocezione, la socialità, il confronto col pari nel muoversi e nel giocare è un'attività che non può essere rimandata l'anno dopo. Se io quest'anno non ho fatto sport, quest'anno cerco di rimettermi in forma. Abbiamo avuto un grandissimo problema di obesità e ci stiamo confrontando con un problema di abbandono precoce dello sport che già avevamo, ma che in questi 2 anni e quest'anno e mezzo si sta acuendo, perché è più difficile per chiunque rimettersi in moto, e se non hai una forte motivazione, che può essere quella agonistica, che può essere quella sanitaria, che può essere quella dello star bene, è difficile ripartire. Gli adolescenti, i giovani,
prima il dottor Riusciti diceva che c'è uno zoccolo duro dai 20 ai 39 anni, guarda caso è anche la fascia di età che non pratica uno sport, diciamo, a livello organizzato, ma solo un'attività motoria, perché già o è un campione come quelle che abbiamo qui, e scusate la parentesi, mi sono dimenticata di dirlo all'inizio, porto anche i saluti di Gianni Moscon, che doveva essere qui questa sera, ma durante la settimana degli europei di ciclismo a Trento è stato convocato, la sua convocazione è stata procrastinata e è stato convocato per un altro evento sportivo della prossima settimana, per cui è ripartito subito ieri sera per la nazionale, però supporta questa serata, supporta il movimento delle vaccinazioni, perché come atleta è consapevole del privilegio che abbiamo a poter essere vaccinati. Come dicevo, l'età dai 20 ai 39 anni è quella che pratica uno sport destrutturato, che non approccia più l'associazione sportiva, che va a sciare la domenica, per cui anche con un maggiore interesse all'attività sportiva e a quanto sono le regole che lo sport prevede e per le quali, e con le quali vive. In questo anno e mezzo, come dicevo, i bambini piccoli sono stati quelli che hanno perso davvero un'occasione, perché quando si fa un'attività a 6 anni, a 5 anni, non si hanno le stesse, e non è lo stesso risultato, non si ha lo stesso sviluppo che farla 2 anni dopo. Per loro è stato veramente un grosso danno. All'interno delle associazioni sportive, devo dire che l'anno scorso è stato il dramma. Il 97% delle associazioni sportive, su un'indagine fatta in Italia su 10.000 associazioni sportive, il 61% aveva dimezzato gli introiti e avevano perso il 90% degli iscritti e dei partecipanti all'attività sportiva. Quest'anno i dati sono più confortanti, non siamo tornati ancora ai dati pre-Covid, però c'è stato, oserei dire, un travaso tra discipline sportive. Le più penalizzate sono ovviamente gli sport di squadra e di contatto all'interno. Ci sono discipline sportive come l'orienteering, che non ha avuto nessuna preoccupazione, nessuna defezione, l'atletica, il tennis, sono state discipline sportive avvantaggiate, c'è stata l'equitazione, il motociclismo e altre discipline sportive che hanno avuto un incremento del 300-400% degli iscritti. Ci sono state discipline sportive come il nuoto e gli sport di squadra all'interno, o judo e gli sport di contatto in maniera pressante, che hanno avuto davvero grosse difficoltà. Le associazioni sportive, dopo un primo momento di grande confusione, dovuto anche al proliferare delle norme, a volte, come è stato già detto dal dottor Riusciti, norme nazionali e norme e ordinanze provinciali che in certi passaggi collidevano. E questo io lo capisco, perché capisco il legislatore che si è trovato di fronte a una mostruosità così enorme, dove prendere decisioni era difficile, dove se indovinavi la decisione eri bravo, però non c'era un'evidenza ancora scientifica costruita come c'è invece oggi, che possiamo parlare con più precisione, e dove invece magari una decisione presa con grande sofferenza, ma che si è rivelata non sufficiente o non adeguata alla situazione, venivi tacciato di incompetenza, di critica e quant'altro. Le associazioni sportive vivono sul volontariato. Già dover avere una difficoltà di interpretazione, perché poi ci sono messe anche le federazioni, un proliferare di protocolli che ancora ora siamo veramente
con difficoltà di interpretazione, di messa a punto, quella che è la messa a terra, perché il dirigente sportivo, l'allenatore, il genitore che porta a far sport il proprio ragazzo ha bisogno della praticità, della norma di trovare l'accesso allo spogliatoio, perché è scritto che gli accessi agli spogliatoi devono essere diversificati dall'entrata e l'uscita, che ci deve essere uno spazio non superiore alle 8 persone, quanti metri quadri per persona, 7 metri in una piscina. Poi le strutture sportive sono quelle che sono, non sono tutte uguali, non sono tutte lineari, ci vuole una fantasia ad adeguare alle norme ogni struttura sportiva, e non è banale. Però hanno trovato tutte un escamotage per poter permettere di fare sport ai propri ragazzi. L'obbligo del Green Pass, io lo trovo un'opportunità. Come ha detto Mattarella, non è una limitazione, ma è un permesso ad accedere e a vivere in libertà la nostra vita. Abbiamo avuto, come voi sapete, le Olimpiadi. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono il più grande evento, non solo sportivo, è il più grande evento mondiale. Voi sapete, siccome non c'è Moscone, mi permetto di dare alcune indicazioni di cosa è stata, di cosa sono state le Olimpiadi e di come gli atleti sono stati capaci veramente di adeguarsi a quella che era la loro bolla. Le Olimpiadi fino al mese prima, 15 giorni prima, sono state, erano in bilico, nessuno aveva la certezza che si potessero fare. Finalmente è arrivata l'ok, le Olimpiadi si facevano, il CIO ha veramente pressato e presidiato affinché venissero fatte. Il Giappone, mi permetto di dire, è stato la nazione ideale per poterla fare, perché al di là di quello che veniva raccontato dai nostri media, anche qui c'è stata una grande confusione, come ha detto prima il dottor Riusciti, non solo nel comunicare l'eziologia e le procedure del Covid, ma anche nel comunicare quelle che sono state le Olimpiadi. Il Giappone le voleva. Per loro, anche se fosse stato un danno economico, per la loro immagine, per la loro filosofia di vita, il non farle sarebbe stato peggio che farle con grandi perdite economiche. Su 150.000 persone coinvolte nell'organizzazione delle Olimpiadi, il 90% aveva il vaccino. Nonostante questo, dovevano sottoporsi gli atleti, per essere in bolla, dovevano sottoporsi a 2 tamponi rapidi giornalieri, 3 tamponi prima del viaggio, alle 92 ore, alle 78 ore, alle 76 ore e 48 ore, un tampone all'arrivo, 2 tamponi giornalieri, un'app del governo che monitorava tutti gli spostamenti che erano loro concessi, in modo da poter avere la tracciabilità in tutto, su tutto il percorso degli atleti. C'è stata, su 150.000 tra atleti e persone coinvolte nell'organizzazione a vario titolo, c'è stata una positività dello 0,02%, praticamente direi nulla. Se ci sono persone che hanno a cuore la propria salute, questi sono gli atleti, perché il loro corpo è il loro mezzo per la loro professione. Il loro corpo deve essere integro e deve riuscire a dare il meglio. Se si sono vaccinati loro, credo che dobbiamo sfatare qualsiasi dubbio sul beneficio del vaccino. E credo proprio che... Anzi, io mi ritengo fortunata di vivere in uno stato, in una provincia, che mi ha dato l'opportunità di vaccinarmi e me l'ha data in così breve tempo. Grazie. La Presidente del CONI, che ha centrato la serata in maniera perfetta. Penso che il messaggio che ha trasmesso sia un messaggio forte per ognuno di noi.
ha fatto capire quanto è stato il momento della sofferenza anche per gli sportivi. Ringrazio per questo Paola Mora, perché è stato un esempio per tutti noi anche in questa serata. E a questo mi piace concludere questa prima parte della serata. Adesso avremo un momento che, come diceva Luigina Mortari in uno dei suoi libri, il momento esperienziale, cioè apprendere dall'apprendere. Avremo il piacere di avere tre ultime relatrici, che sono Laura Pirovano, Andrea Chesi e la professoressa Paola Moratelli. Invito poi lascio la conclusione alla professoressa Moratelli, che avrà l'onere di chiudere la serata parlando di quello che ha vissuto con la professoressa. Professoressa, invito anche lei, che così poi si conclude il nostro convegno. Prego. Allora, noi abbiamo visto in questa serata, tramite i nostri relatori, da un punto di vista scientifico, quello che si è vissuto, ciò che vuol dire la vaccinazione, e poi la Presidente del CONI ha parlato di Olimpiadi, ha parlato di quello che voi atleti avete vissuto. Noi questa sera abbiamo la fortuna di avere due professoriste con voi. Laura Pirovano fa parte della nostra nazionale di sci, è una professionista, è stata campionessa del mondo juniores, per cui un atleta di notevole importanza per il mondo sportivo. E al suo fianco abbiamo un'altra atleta altrettanto importante nel mondo dello sci, che è la campionessa, stata campionessa italiana, medaglia d'argento anche ai campionati mondiali juniores, che è Chesi Andrea. Dalla loro voce vi piacerebbe sentire in maniera molto tranquilla, molto esperienziale, come voi avete vissuto questo momento e come voi avete vissuto la vaccinazione nella ripresa della vostra vita come professioniste. A voi, prego. Usiamo quello così. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio e faccio i complimenti soprattutto per questa iniziativa, perché sono qua da due ore e mi ha arricchita veramente tanto, quindi grazie a tutti coloro che l'hanno organizzata. E sicuramente quello che avrò da dire sarà un po' meno interessante di tutto quello che ho sentito finora, però ecco, sapere che quello che viviamo anche noi atleti può essere interessante per voi mi riempie di orgoglio, perché comunque il fatto che siate interessati anche a come lo sport ha vissuto questa situazione penso sia una cosa molto bella per noi atleti. Devo dire che il Covid ha cambiato moltissime cose, da come noi abbiamo vissuto le gare, ma lasciando perdere la competizione, perché comunque siamo stati fortunati e noi professioniste siamo comunque riuscite sempre ad allenarci, a fare le gare, a vivere la nostra vita da atleta quasi in modo invariato, però ci è mancato tutto comunque l'aspetto più umano. Io quest'anno ho esordito nei primi campionati del mondo e quasi non l'ho sentita come cosa, perché comunque mi mancavano erano in Italia, mi mancava la mia famiglia, mi mancava il tifo italiano, mi mancava tutto quel contesto che ti fa sentire di essere a un grande evento, e io questa cosa non l'ho percepita, questo comunque a causa del Covid. Tutte le gare di Coppa del Mondo comunque le abbiamo fatte a porte chiuse, quindi si è perso un po' quell'aspetto di il bello di vivere una competizione internazionale importante come può essere la Coppa del Mondo. Ci ha condizionato un po', poi per carità in questo periodo sicuramente tante persone hanno vissuto cose molto più pesanti di quelle che abbiamo vissuto noi e problemi molto più gravi, però nel nostro piccolo anche lo sport è stato toccato in maniera non indifferente. Grande applauso, come di tutto Laura, per quello che hai detto, che è molto toccante,
esperienza anche per noi che abbiamo vissuto sul campo e tutto questo momento, ma anche per noi dobbiamo prendere esempio da voi, perché voi siete giovani, siete il nostro futuro, rappresentate l'Italia, rappresentate la nazione, rappresentate quello che è proprio una ripresa della vita, per cui grazie veramente di cuore Laura per essere qua noi. Mi sono dimenticata, perché mi avevate chiesto anche per quanto riguarda i vaccini, sì. Vorrei attaccarmi a un intervento molto interessante che è stato fatto prima, dicendo che noi sportivi alla fine il nostro corpo è ciò che ci permette di raggiungere obiettivi per i quali lavoriamo tutti i giorni della nostra vita, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. E già solo sapere che grazie a un vaccino io riduco il rischio di poter rovinare, non dico il mio corpo, ma poter rovinare tutto il processo che faccio costantemente per riuscire ad ottenere i risultati che sogno da una vita, penso sia una cosa importantissima. Ecco, non riesco a capire come, cioè, penso più ai danni che posso avere ammalandomi, saltando delle competizioni o comunque rovinando in parte il mio fisico, perché io ho avuto il Covid, conosco atleti che hanno avuto il Covid e che hanno gravi problemi tuttora, soprattutto di respirazione, che riescono a tornare all'attività agonistica, però le gare vengono gravemente compromesse da dei problemi fisici e respiratori che hanno tuttora. Quindi penso che il vaccino, se possa diminuire anche solo di pochissimo questo rischio, io ne farei 7, non so come dirlo. Bravissima, credo che non c'è nulla da aggiungere, anche perché sentirlo da voi che siete il top dello sport, siete atleti professionisti, credo che sia importante anche per noi farle tesoro delle tue parole, e veramente ti ringraziamo per il tuo intervento che è stato esemplare. Grazie, grazie Laura. Grazie a voi. E lascio solo un'informazione di servizio, che l'app Covid resta aperto finché sarà finita questa serata, c'è ancora qualche dose a disposizione, per cui se qualcuno ne vuole approfittare ben volentieri. Scusate. Grazie, grazie. E Andrea, invece la tua esperienza, come l'hai vissuta? Lei è la nostra atleta più giovane che abbiamo qua stasera, che rappresenta il mondo dello sci, di un ambiente nel quale è richiesta una grossa prestazione dal punto di vista fisico. Lei ha 18 anni e vorrei sentire dalle sue parole come tu hai vissuto questo momento e com'è la tua ripresa della vita, visto quello che stai facendo e quello che ti aspetta nei prossimi mesi, visto che la stagione invernale è proprio alle porte. Andrea, a te l'onore. Innanzitutto ringrazio per l'invito, sono l'ultima arrivata, insomma, e è un onore essere qui a presentare questa serata. E beh, io non so cosa posso aggiungere, Laura ha detto quasi tutto, condivido tutto quello che ha detto. E niente, io quest'anno ho avuto la fortuna di partecipare a una competizione a livello internazionale in Russia. È stata un'esperienza molto particolare, perché eravamo in piena zona rossa qui in Italia e abbiamo dovuto fare comunque diversi controlli per andare in altro paese, insomma, comunque si trovava in Siberia, è stato un viaggio abbastanza lungo e tutto. E è stata un'esperienza veramente particolare, perché comunque in quel paese non avevano le nostre, come si può dire, restrizioni, è stato molto diverso tutto. Ma è, come diceva Laura, quel vivere l'esperienza come, non so, il pubblico, così, è una cosa che è mancata. Ovviamente erano le mie prime esperienze, io non ne ho fatte di così importanti come quelle di Laura, però sì, cioè, è stata una cosa molto impattante e, cioè, speriamo che le cose possano cambiare presto. Per quanto riguarda la questione del Covid, io ho avuto la fortuna di non ammalarmi mai. Durante l'inverno, per partecipare alle competizioni, mi hanno dovuto fare una collezione di tamponi infiniti, c'era anche un FIS passport, l'hanno chiamato, per ogni competizione dovevamo presentare un tampone negativo, e niente, ne ho fatti veramente tanti. E finalmente poter fare il vaccino e non dover fare tamponi ogni volta, perché anche per gli allenamenti adesso
adesso sono stati messi obbligatori il tampone o il Green Pass, è una liberazione, un sollievo. E poi sicuramente il Green Pass e il vaccino, cioè speriamo sia una cosa che tutti possano adottare, perché comunque io anche vivendo le situazioni a scuola e avendo dei compagni che non vogliono fare il Green Pass, non vogliono vaccinarsi per diversi motivi che non conosciamo, io non comprendo e non capiamo, è una situazione abbastanza strana, perché anche in classe, cioè, non tenere la mascherina e tutto, comunque è una cosa che non pesa, perché sappiamo che porterà a un risultato positivo, però non permette, è un po' restrittivo, come si può dire. Io spero che tutti i miei coetanei, anche i più grandi e i più giovani, facciano il Green Pass e il vaccino, perché è un bene. E niente, non so cosa aggiungere. Grazie. Dico una cosa a rinforzo di quello che voi atleti avete detto. Il momento esperienziale è sempre un momento toccante, credo che sentire le vostre parole abbia toccato ognuno di noi. Questo mi riporta a un anno fa, quando abbiamo fatto la prima edizione di questa serata organizzata dalla PSP di Spiazzo, nella quale il momento più toccante che avevamo avuto in quella serata fu il momento esperienziale di quando portammo con la Presidente, decidemmo di portare a questa serata un infermiere che veniva da Codogno, da dove era partito il tutto. Fu il momento più toccante della serata, mi sento di dire che anche questo momento di esperienza vostra credo che è stato un momento toccante, lo è, e vi ringrazio perché questo lascia un segno, credo, in ognuno di noi, perché sentivo dalle vostre parole, credo sia importantissimo. Grazie, grazie. Ma non è finita, perché abbiamo anche la fortuna di avere la professoressa Moratelli qua con noi, che lei è la referente del liceo scientifico per le professioni del turismo di montagna. Lei è a contatto con i giovani, è a contatto con gli atleti, è a contatto con i professionisti, per cui ci tenevo che fosse qua con noi, perché credo che da quello che lei ci ha esplorato, dalle sue parole, avremo modo di chiudere questa serata al meglio e sentire da una docente, da una professionista come lei, cosa vuol dire aver vissuto questo momento a contatto con dei professionisti come loro. Professoressa, a lei. Grazie. Beh, insomma, una bella responsabilità finire dopo le relazioni che ci sono state e soprattutto dopo, insomma, le esperienze che hanno raccontato Laura e Andrea. E io comincio con una data, che è il 4 marzo 2020. Eravamo in classe, io ho salutato i miei studenti, avevo la quarta, e loro alle 9 avrebbero preso il pullman per andare a Pinzolo sul DOS a fare una giornata con l'esperto di meteorologia, di ivologia, perché gli studenti del liceo della montagna lavorano, studiano, ovviamente arrivano a diplomarsi come liceo scientifico, però accanto al liceo scientifico fanno un percorso per diventare maestri di sci, accompagnatori di media montagna, e che per chi fa anche la parte alpinistica dei crediti per accedere ai corsi per la selezione di aspiranti guida alpina. Quindi insomma è un percorso a tutto tondo, e i miei studenti quella mattina sono partiti per fare questa giornata. Ci eravamo salutati con l'intenzione ovviamente di vederci il giorno dopo, non ci siamo più visti, nel senso non ci siamo più visti in presenza, non ci siamo più potuti guardare veramente negli occhi vis-à-vis. E è cambiato veramente un mondo, la scuola non era preparata, ci siamo dovuti attrezzare nel giro di 24 ore a fare delle cose che facevamo soltanto alcuni di noi, e soltanto perché ci piaceva farlo, cioè magari usare Classroom, usare tutti quegli strumenti della tecnologia, chiamiamola così, che in classe di per sé non erano entrati proprio in maniera così completa.
e è stato molto difficile. Per me è stato faticosissimo la mancanza del contatto. Il contatto fisico per me con i miei studenti è importantissimo. Io mi devo sempre rapportare a loro. Le mie lezioni sono sempre fatte molto in equip, in gruppo, per cui quelle cose sono mancate e non ci siamo più visti fino a settembre dell'anno scorso. E a settembre davvero eravamo partiti con l'idea di ricominciare tutto da capo. Ovviamente tutto quello che non si era fatto da marzo fino a giugno, cioè tutte le attività tecnico-pratiche che i nostri studenti fanno in quel momento, in quel periodo, erano state tutte annullate e quindi a settembre ci siamo trovati a riprogrammare non solo le attività per l'anno scolastico in corso, ma anche andare a recuperare tutto quello che avevamo perso. E non è stato facile, anche perché siamo riusciti a fare le attività di settembre in parte di ottobre e dopo le cose sono precipitate di nuovo e mi verrebbe da dire che sono precipitate in modo peggiore che nemmeno durante il lockdown più stretto, perché siamo andati a scuola a spizzichi e bocconi, insomma, no? Nel senso, una settimana a scuola, una settimana a casa. È successo poi che ovviamente quando si era a scuola, Andrea lo può testimoniare, alcuni docenti programmavano tutte le verifiche nella settimana in presenza e quindi la settimana in presenza si riduceva a vedere questi studenti chini sui fogli per fare le verifiche. E quindi insomma le cose sono diventate estremamente difficili. Organizzare le attività tecnico-pratiche del Liceo della Montagna è stato complicato perché quando è arrivato l'inverno ci siamo trovati sprovvisti delle piste da sci e quindi andare a sciare senza avere le piste da sci è un tantino difficile e devo dire che abbiamo avuto la grandissima fortuna di trovare nella Proloco di Bolbeno, il sindaco di Bolbeno e nella pista di Bolbeno la possibilità di praticare i nostri moduli di sci, quindi quasi tutto l'inverno, diciamo insomma fino ai moduli di febbraio, i moduli sono le giornate, cioè le settimane mensili dell'inverno che i nostri studenti usano per andare a sciare con gli istruttori e quindi per imparare ad insegnare, perché questo è quello che i nostri studenti fanno, cioè imparare a diventare maestri di sci. E siamo andati a sciare tutto l'inverno lì a Bolbeno e con costi esagerati dal punto di vista dei trasporti, per esempio i nostri studenti viaggiano con i trasporti privati, ma ovviamente abbiamo dovuto incrementare trasporti per far andare le classi singole sui trasporti, per cui è chiaro che insomma ci sono state notevoli difficoltà. Ovviamente abbiamo dovuto rinunciare ai pernottamenti, insomma tutto quello che noi solitamente facevamo. E poi è tornata una pseudo normalità, nel senso che a giugno siamo riusciti a fare tutte le attività estive e ci siamo trovati la settimana scorsa. La settimana scorsa ci siamo guardati, i nostri studenti iniziano prima le lezioni rispetto a oggi che era l'inizio ufficiale e la speranza è quella di tornare alla normalità. Insomma, ecco, noi abbiamo programmato tutte le attività e ho in classe, come diceva Andrea, degli studenti che non si sono vaccinati. Io continuo imperterrita, ci vado giù pesantissima su questo perché ritengo che la vaccinazione sia una forma di etica e una forma di civiltà e quindi spero e mi auguro che tutti i miei studenti si vaccinino e imparino che questo è l'unico modo per fare quello che vogliamo fare tutti quanti. Ecco, spero di essere stata abbastanza esaustiva insomma di quello che volevo dire che magari insomma mi era stato chiesto di dire. Grazie professoressa, grazie. Direi che anche la professoressa Moratelli ci ha esposto quello che ha vissuto anche lei come docente
e come responsabile di un liceo. Credo che anche questa seconda parte, cioè questo momento esperienziale, sia stato molto forte per ognuno di noi. E ringrazio anche la professoressa Moratelli per questo suo intervento, come ringrazio nuovamente Andrea e Laura. Per concludere lascio la parola alla nostra presidente della PSP, che ringrazio, come ringrazio il sindaco e la consigliera Mosè, perché grazie a loro abbiamo avuto la possibilità di organizzare questa serata. Devo dire che la presidente con la quale io lavoro ogni giorno a stretto contatto, devo dire che si è spesa moltissimo per questa serata e si spende moltissimo per i risultati che stiamo ottenendo come APSP. Da parte mia io vi ringrazio e lascio la parola alla presidente Tomasini. Grazie ancora a tutti per questa serata. Grazie. Sarà brevissima, spero solo che dopo questi approfondimenti, come avete visto abbiamo indagato sia la parte diciamo scientifica che la parte delle esperienze, insomma che spero di aver portato un contributo affinché ognuno faccia la scelta giusta che noi auspichiamo. Ecco, voglio però ringraziare chi è intervenuto, voglio ringraziare soprattutto i volontari che si sono prodigati per questa serata, ringrazio il 118 perché ha dato un supporto veramente importante per l'allestimento dell'hub vaccinale, ringrazio di nuovo i Vigili del Fuoco di Spiazzo che veramente sono sempre al nostro fianco, abbiamo un rapporto di collaborazione veramente direi bellissimo. Poi ringrazio la regia, Gianfranco e Franco, e tutto il nostro staff della casa di riposo, perché veramente anche loro hanno contribuito anche dal punto di vista tecnico all'allestimento di questa serata. E ringrazio anche gli amministrativi, Veronica e Tiziana, che hanno realizzato la locandina, l'abbiamo realizzata in proprio per fare tutto insomma tra di noi, ecco. Un grazie ancora al Comune di Spiazzo, alla sindaca Barbara Chesi, che come abbiamo detto in apertura, insieme abbiamo pensato di fare questa serata proprio per cercare di andare incontro attraverso la conoscenza alla vaccinazione. Ne abbiamo bisogno, perché noi appunto per tutelare i nostri anziani abbiamo bisogno veramente di una popolazione che raggiunga la vaccinazione e al più presto. Grazie ancora anche alle nostre atlete che sono veramente l'orgoglio di Spiazzo e vi auguriamo veramente una stagione sensazionale. Sappiamo che i presupposti ci sono sia per la nostra Laura che per Andrea e quindi veramente che sia una stagione di grandi soddisfazioni. Grazie ancora a tutti voi e buona serata.